Allora, il bilancio dovrebbe andare in discussione immediatamente dopo Pasqua, credo a questo punto, cioè la settimana prossima. No, stiamo lavorando, io ho articolato un pensiero che voi avete immagino ripreso, che stiamo a uno snodo importante, in questa partita si gioca il futuro dell'ANCI, il futuro dei rapporti col governo e il futuro di un paese che fa della solidarietà e dell'unità nelle sue differenze un grande elemento costitutivo. A questo punto noi siamo osservatori di quello che accadrà, perché noi tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo messo in campo. Adesso le risposte le deve dare il governo, qua il Consiglio Comunale che farà la sua parte, e l'ANCI a cui noi affidiamo un lavoro importante di saggezza e di saper trovare un punto di equilibrio. Quindi per ora non ci sono risposte, non ci sono state le risposte che ci attendavamo, quindi vediamo quello che accade. Noi adesso lavoriamo con le nostre forze, finora abbiamo fatto in questo modo e quindi vediamo se ci saranno delle novità ulteriori. Ci prepariamo a fare un lavoro in Consiglio Comunale che sarà molto complicato, difficile, ma molto molto importante per la città. La città ne sta uscendo molto rafforzata, perché superare questa prova del 9 è stato un elemento di grande forza per la città. Napoli ne esce rafforzata perché da soli siamo riusciti a fare un lavoro enorme che altri, come vedete, non riescono a fare se non ad avere il solito sostegno esterno. Quindi vediamo come vanno le cose. Io credo che il ruolo più delicato in questo momento compete al governo. Il governo deve dare dei segnali importanti. La sede è quella del decreto degli enti locali, ma non solo. Noi ci attendiamo molto,